credo che siamo molto contenti che tu sia qua. 2 anni fa sei stato vicino ad arrivare ad Empoli, molto chiacchierato l'anno di Marco Giampaolo. Mi sembrava di aver capito che avessi molto mercato anche in Serie A, comunque un discreto mercato in Serie A. Quali sono le motivazioni che ti hanno spinto fortunatamente a scegliere Empoli? Ma intanto grazie, buongiorno a tutti. Sicuramente è un onore essere qua. Riguardo a 2 anni fa, non lo so, sinceramente io non ero a conoscenza di questa concreta possibilità. Comunque sono felicissimo di essere qua adesso. Le motivazioni che mi hanno spinto a essere qua sono quelle di aver ricevuto un'offerta importante da una società importante che ha voluto comprarmi, il che significa che ha dimostrato grande fiducia in me ed è una società, insomma, per cui la storia recente parla da sola, quindi insomma, giusto il tempo di pensarci un attimo, poi ho accettato molto velocemente. E poi ti chiedo, per quelle 2 o 3 persone che non ti conoscono, quali sono le tue principali caratteristiche e se ti piace la filosofia difensiva che ha l'Empoli, cioè quella di giocare in funzione della palla e non dell'uomo. Ma le mie caratteristiche sono di difensore centrale. Questo modo di giocare sicuramente è molto interessante ed è, insomma, la base da cui partiremo per fare una bella stagione. A Empoli questo modo di difendere, al di là dei numeri, è consolidato da tempo e quindi adesso lavoreremo per perfezionare gli automatismi al massimo. Tu hai affrontato l'Empoli, da pensare anche in Serie A, che ricordi hai dell'Empoli, che anche se poi ci hai risposto, insomma, cosa vedi nell'Empoli, che possibilità vedi nell'Empoli? Allora, riguardo la Serie A, le partite, insomma, fatte con l'Empoli, ci ho giocato parecchie volte contro l'Empoli, sia quando ero a Pescara, sia col Carpi in Serie B e col Carpi in Serie A, e sono sempre state partite combattute, alcune vinte, alcune perse, quindi sono sempre state delle belle partite. E l'Empoli l'ho sempre visto come una società con una grande filosofia di lavoro e soprattutto con una grande coerenza in questo modo di lavorare, quindi questo sicuramente è una cosa che pesa poi anche nella scelta. Senti, invece come è stato il primo approccio con mister, qual è stato il primo approccio con mister Vivarini, e tu l'hai già affrontato l'avversario, insomma, e anche con il suo modo di lavorare, che hai fatto il primo allenamento? È stato un ottimo approccio, adesso ci sarà il tempo di lavorare, di conoscersi e per me di mettermi a disposizione, cercare di capire al massimo le sue richieste e i suoi metodi di lavoro. Ciao, senti, una parte di responsabilità te l'ha già dato il direttore, insomma, parlato di un investimento importante, trattativa importante. Per noi è stata abbastanza una sorpresa, nel senso che quest'anno non c'è stato tempo di scrivere tante volte il tuo nome, praticamente l'abbiamo saputo quando l'hanno preso. Quindi volevo sapere intanto questa trattativa, se è stata così rapida o se in verità stavi lavorando con Empoli già da un po' di tempo per questa soluzione. E poi puntualizzando che probabilmente l'hai più perse che vinte le partite contro l'Empoli, così giusto per darti il benvenuto. Ieri è stato provato nel ruolo di centrale, la difesa 3, che mi sembra, insomma, importante di responsabilità, quindi se te la senti addosso tra investimenti e progetto tattico che c'è su di te, e come sei pronta a rispondere? Beh, allora sicuramente la responsabilità c'è, ma come è normale che sia, nel senso, io devo solo pensare a cercare di dare il meglio di me e a mettermi a disposizione della squadra e cercare di creare, insomma, una squadra che sia veramente un bel gruppo, e poi penso che tutto il resto verrà come conseguenza. Sulle partite, vabbè, c'erano anche le 2 col Pescara vinte tutte e 2, quindi però comunque sì, forse più che siamo lì, dai, comunque più o meno.
comunque sì, è sempre stata dura, soprattutto l'anno che poi l'Empoli ha vinto il campionato, insomma. La trattativa è stata molto veloce, in due giorni si è fatto tutto, quindi effettivamente... Io non sono d'accordo. Magari con le società è durata di più, però... Ma no, è perché tante volte si gettano le basi per delle trattative che poi rimangono un attimino, come dire, sotto traccia per qualche periodo e dopodiché si dà la zampata finale all'ultimo momento, quindi poi il momento in cui arriva il calciatore alla trattativa è veramente vicino alla conclusione, quindi... Era un nome che già da quando io sono arrivato era un nome che era sul taccuino, quindi ve lo dico senza che. Ci sono i fregati. Bravi, allora bravi. Ogni tanto si riesce, non è che sempre si può, ma ogni tanto si riesce. Senti Simone, a 27 anni non si può parlare chiaramente di punto di partenza, ma nemmeno di punto di arrivo. Allora ti chiedo, Empoli, per te, da questo punto di vista sulla giocatura della tua carriera, che punto è? È un punto importante, come società è un passo avanti, col massimo rispetto ovviamente per il Carpi, che rimarrà una seconda casa per sempre, per 4 anni bellissimi passati là. E, però insomma è un momento molto importante e sono convinto che sarà un momento di crescita insieme, insomma. Quindi... sono molto fiducioso che si riesca a fare bene, che si riesca a fare un bel calcio, che si riesca a divertire la gente, insomma che si faccia bene. Prima parlavi di responsabilità di gruppo, se immagino consapevole di arrivare in un momento particolare, dopo una recessione brutta, in una fase anche di grande cambiamento, dove sta cambiando anche la squadra e cambierà ancora. Ti senti come nuovo insieme anche agli altri nuovi, magari quindi ci sono già anche la responsabilità di dover ricreare una sorta di gruppo, visto che sono andati via giocatori importanti, che diciamo bisogna anche un po' ricostruirlo il gruppo, no? Ti chiedo se senti anche questa responsabilità, visto che insomma sei un giocatore anche abbastanza esperto a questo punto. Sì, è un momento in cui stanno cambiando un po' di cose, un po' di giocatori, sono andati via. Sicuramente la retrocessione è bruciata, però penso che è venuta dopo 4 anni con risultati eccellenti, quindi secondo me adesso bisogna solo guardare al futuro e insomma prendere questo nuovo corso con entusiasmo e sicuramente noi cercheremo di mettercela tutta per far partire bene questo nuovo ciclo, se così si può definire, insomma per ottenere dei bei risultati, un bel gioco e insomma per avere delle belle soddisfazioni. E poi quello che hai visto come sta, no? A Carpi sei rimasto dopo una retrocessione che sicuramente aveva bruciato, lì magari ci sono state molte più conferme rispetto alla politica delle quest'anno, però poi avete rischiorato la promozione arrivando fino alla finale dei playoff, è stato questo il segreto, cioè metterci un punto e ripartire come se fosse tutto dall'inizio. La retrocessione col Carpi è bruciata tantissimo perché è arrivata con 38 punti fatti e con una rincorsa pazzesca dopo che a novembre si era a 6 punti in classifica, quindi è bruciata molto e probabilmente il fatto di essere arrivati sesti in classifica o settimi mi pare nella regular season e non essere arrivati più in alto è stato dovuto al fatto di aver perso probabilmente un po' di tempo a inizio stagione nel non riuscire a ricaricarsi subito dopo la retrocessione, perché se l'ambiente, la squadra, tutti quanti fossero riusciti a farlo meglio, probabilmente dei punti in più si sarebbero fatti durante la regular season. Quindi diventa molto importante farlo ora e farlo con entusiasmo. Senti, tu ti sei limitato in intendi come vedi questo campionato e che ruolo può ritagliarsi l'Empoli? È un campionato bellissimo con tantissime squadre blasonate e
e sicuramente sarà molto avvincente, con stadi importanti, con società importanti, e è molto difficile fare un pronostico, perché sono tantissime le squadre che mi sentirei di dire che possono fare bene, quindi fare un pronostico è molto difficile, e quindi date queste premesse ci sarà da lavorare tanto, da impegnarsi al massimo e vedere passo dopo passo come evolverà il campionato, cercare di fare il meglio possibile.